tutti i makeup lover, in questo nuovo video oggi vi mostro alcune novità rispetto ai saldi acquistati. Li ho comprati io personalmente, ovviamente al super risparmio, sia negozio fisico sia negozio online. Allora, io ho iniziato già a mettere la cipria primer di Too Faced, che sarebbe questa qua trasparente. E poi ho messo il fondotinta, ancora Unexpected Paradise, ne ho comprati tipo 10 scatole perché era troppo bello e allora ne ho approfittato per metterlo. Visto che tanto erano prodotti vecchi, questi due non mi interessava mostrarveli. Allora, nell'applicazione intendo. Allora, gli altri prodotti mi sono arrivati anche in queste bustine. Era da Sensation Profumerie, mi sembra, se non sbaglio. Fatemi sapere anche voi i vostri saldi. Che cosa vi piace comprare, cosa avete preso, perché veramente è divertentissimo a volte fare gli acquisti con i saldi, perché ad esempio una cosa desiderata da tantissimo tempo finalmente può essere vostra. In alcuni casi, adesso vi faccio vedere quali nei miei. Allora, per il resto sto iniziando a vendere tutti i cosmetici nuovi sulla piattaforma che inizia con la V. Se volete il link in descrizione, vi posso mettere anche il mio profilo se volete sbirciare un po' il mio store, sono tutti cosmetici nuovi, ovviamente faccio 10 milioni di foto per dimostrare appunto che sono completamente nuovi, quindi solo presi per fare la foto e stop, perché di solito ho tutto un armadio pieno e a volte compro troppo, quando ne compro troppo li lascio praticamente lì esposti e non usandoli ho detto magari tanto sono chiusi, quindi possiamo dare una nuova vita al prodotto. Per il momento ho una recensione positiva, ovviamente spero di averne molte altre. Ok, proseguiamo. Allora, tra i miei acquisti ho preso questa, costava circa 4 euro su She Glam o Shein, è bellissima perché sembra tipo un menù e sono molto 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 pastello, gioiosi questi colori, quindi più o meno da usare tra un mesetto giù di lì, quindi mi piaceva tantissimo. Poi un altro bel prodottino che ho preso è stato questo, circa 10 euro, di Douglas o Douglas, è in collaborazione con questa associazione contro le vittime di ustionati indiani e come potete vedere, allora lo specchio è bello grosso, è bella robusta, ci sono questi colori un po' più forti, ad esempio questi, quindi gli altri però sono tutti nude, quindi in qualche modo se per caso non ci dovesse piacere una o due cialdine il resto lo possiamo utilizzare, ma proprio la bellezza della confezione, di come è curata, è veramente bellissimo. Poi sempre per gli ombrettini ho preso questo piccolissimo quad di Evelyn a circa 3 euro, poi questa la adoravo tantissimo e non vedevo l'ora di prenderla, della Maybelline, l'ho pagata circa 6 euro, è ancora proprio nuovissima, è tutta sigillata assolutamente ed è molto carina perché sono 6 ombretti tutti scintillanti shimmer e non vedevo l'ora di provarli, giusto per tutti i giorni, perché insomma essendo un marroncino non puoi sbagliare in questo caso. Intanto io mi faccio le sopracciglia e vi dico, ok, vi dico che passiamo al prossimo prodotto. Non ho preso blush terra illuminanti perché tanto ne avevo tantissimi. In compenso ho preso questo piccolo campioncino di Shiseido, il fondotinta, così vediamo se posso sostituirlo un po' a questo di Kiko. E poi volevo provare con voi questo ombretto, è un ombretto liquido, vediamo la sua applicazione, la Melted Chocolate, è questo colore, chiarissimo, vediamo un po' come resta sulla palpebra, giusto per avere un ombretto di transizione, si è asciugato troppo velocemente, però non è stato difficile sfumarlo, ecco, il colore è pieno, molto molto pieno, e si vede, devo dire, si vede proprio bene, molto molto bene la mascherina, molto soft, devo dire, secondo me questi ombretti sono proprio buoni,
Certo, non mi piace che si asciugano così in fretta. Voi che tipi di ombretti usate? Così ci confrontiamo, anche perché le polveri secondo me sono le migliori. Quindi sono sempre fedele alle polveri. Poi il resto che sono appunto queste novità, questi colori molto molto chiari, preferisco utilizzarli per le giornate a lavoro che è molto semplice da mettere, ha sempre un effetto molto molto bello. E quindi non posso lamentarmi. Peccato che il tempo di asciugatura sia veramente troppo, troppo, troppo rapido e fa quasi macchia. Bisogna stare molto attenti. Non me l'aspettavo. Vabbè, per ora il risultato è questo. Abbiamo la nostra mascherina. Poi un'altra palette che era tra i miei preferiti era questa qua. L'ho pagata circa 10 euro. Della Physician Formula, come vedete è ancora chiusa, la devo un attimino aprire anch'io. Ci sto mettendo un'eternità. Allora, e questa costava circa 20 euro. Non ho mai provato il brand, vediamo come ci troviamo. Per ora l'etichetta resta così. Allora, il packaging è bellissimo. Poi c'è un pennellino con le spugnette che vabbè per questi ombretti è inutile. Ha un sacco di cialdine e veramente ci si possono creare un sacco, un sacco, un sacco di look occhi. Veramente contentissima. Per adesso voglio usare 1, 2, 3, massimo 4 e 5, ma non di più. Allora, voglio iniziare con questo che è un po' più chiaro. Da sovrapporre all'ombretto precedente e creare una leggera sfumatura. Oh mamma mia, è pigmentatissimo! Ha fatto un sacco di fallout. Ok, si abbina molto bene, si sfuma molto 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 bene. Questi ombretti secondo me sono veramente di qualità. 10 euro per una palette che sono ancora pochi rispetto ad altri brand. Veramente bellissima, promossissima. Sì, ci piace questa qualità, questa formula. Avete visto che colore impeccabile? A parte il fallout, ma appena sfioriamo il pennello qui facciamo un 48. Questo brand è bellissimo, voglio acquistare assolutamente altre cose, mi ha proprio colpito tantissimo. Se non era in saldo è chiaro che non l'avrei mai comprata a 20 euro, perché non conoscendo il brand e non avendo visto i tester nei negozi fisici, non mi vado a impelagare in cose che magari poi resto delusa. Però devo dire che questo è veramente bellissimo e non si può chiedere proprio di più. Ok. Per 10 euro è un affare. Poi voglio mettere un po' di ombrettino un po' più scuro, ma una pigmentazione pazzesca. Io lo sfioro e questo parte, fa tutto da solo, va in automatico. Mamma mia, qua bisogna fare attenzione. Allora, guardate che sfumature perfette, che non fa macchia, non c'è primer. È veramente bellissimo, è bellissimo. Io adoro questo brand. Ditemi anche se voi l'avete provato oppure no, cosa ne pensate? Poi, con un pennellino così, fluffy, prendo il colore più chiaro di questa tonalità e vado a metterlo qua sotto. Un po' più rosino qua per smorzare la sfumatura, ma è bellissimo. Non riesco a smettere di dirlo perché questa palette veramente mi ha colpito tantissimo e credo che andrà nei preferiti del 2023. Ve lo devo ricordare questo. Veramente, veramente ottimo. Poi voglio iniziare a mettere il bianco con un pennello. Vediamo questo qua. Con questo pennello schiacciato. Guardate, una pigmentazione pazzesca. Matte su matte. Non c'è primer, non c'è il fondotinta per fare la cut crease.
Non c'è assolutamente niente di tutto ciò. Incredibile. Forse una pigmentazione simile l'ho vista solo con Huda Beauty. Non di più. Veramente un ottimo acquisto questa. L'altra le proviamo poi nei successivi post sul social delle foto. Avete visto? Ci ho messo pochissimo a fare questo trucco. Veramente, vabbè, che poi è comunque molto elaborato come il make-up. Non è scontato. Ok. Terminiamo meglio queste sfumature. Ok. E qui mi vado a mettere un po' di questo che è glitterato. Adesso posso prendere il pennellino con la spugnetta, prendo questo, vediamo se riesco. Sì, guardate, metallizzato tantissimo, fino alla follia. Bellissimo, bellissimo, risplende un sacco. Questo sì che risplende, sì. Con questi si fanno dei look di classe, veramente semplici, ma d'effetto, proprio d'effetto d'effetto. Allora, intanto termino di mettermi l'ombretto, metto un eyeliner solito perché non ho trovato niente di che tra le novità rispetto agli eyeliner. Quindi, essendo un po' delusa, non ho niente di nuovo rispetto a quel versante. Speriamo che Case Cosmetiche migliorino un attimo. Ok, e torno subito. Eccoci qua con questo eyeliner. E volevo farvi vedere anche una cosa nuova, che per me è nuova. Questo mascara di Diego Della Palma, il Run Kit. È costato una ventina di euro giù di lì in saldo e cioè dovete vedere, è enorme questo mascara, è enorme, c'è come tutta la testa, è enorme, anche la matita è infinita, è lunghissima. Allora, la matita è nera e fin qua tutto a posto, dura ben 24 mesi. Adesso ve la testo qua dentro nell'anima inferiore, vediamo, lo scrive. Si scrive, ok, bisognava lavorarla un pelino nella rima inferiore, così anche di qua, è più sul grigiastro che sul nero, non è un nero, è proprio estremamente intenso. Ok, questa è la matita. Invece il mascara, il My Happy Toy, questo qua, vediamo un po' com'è. Ha lo scovolino ricurvo, non ha i dentini molto grossi, che strano, è stranissimo avere questa cosa enorme vicino agli occhi, che i miei sono così piccoli. Vedi, però le ciglia le fa bene, le districa bene e le allunga un po'. Vedremo la seconda passata. Sì, non è il risultato migliore della vita, per ora, io confido sempre nella seconda passata. Allora, ingombrante questo affare. Allora, terminiamo di mettere anche il mascara. Ma non credo che lo ricomprerò, non mi fa impazzire come effetto, ma è troppo scomodo. È troppo scomodo. Terminiamo il look. Sono stanca solo per mettere il mascara. Allora, che tra l'altro bisognerebbe usarlo in modo doppio, visto che è doppiamente ricurvo. Ok, adesso l'effetto mi piace di più. Credo si veda di più. Più incurvato. Vediamo anche di qua, depositando maggior prodotto.
Vediamo se sortisce l'effetto, perché di solito uso sempre i discovolini conici o comunque dritti, quindi quelli ricurvi quasi mai. Però si fa notare, mi piace come effetto finale. Diciamo che deve essere un make-up in cui c'è tempo di fare questo make-up, perché sennò è troppo scomodo, veramente. Poi, per le labbra ho comprato questi tre prodotti. Allora, tutti e 3 euro. Questo è della L'Oreal, era un'edizione limitata che doveva esserci scritto qua sotto il nome, ma non c'è scritto. Questo è un bellissimo nude. Vi mostro l'etichetta del prodotto. E mi è piaciuto molto perché era della Rimmel e questi prodotti di solito sono molto buoni, molto di qualità. Ho detto per 3 euro perché non comprarli. Poi questo che vorrei provare, sempre della Rimmel, ve lo faccio vedere subito, sempre 3 euro, è particolarissimo. È un rossetto rossino metallizzato marroncino e poi sopra quello voglio mettere questo gloss della Astra, il numero 06. Allora, vi faccio vedere. Vediamo come sta. Ok. Molto garbato. Scuro ma garbato. Credevo. Poi profumatissimo. Credevo un effetto metallizzato brutto. Invece, no. È proprio un marroncino appena iridescente. Appena. No glitter, ma appena. Poi voglio mettere sopra questo per enfatizzare un po', vedete che è marroncino anche questo. Ok, giusto una punta al centro, perché se no si appesantisce troppo che già è mattonato l'altro. E questa è la resa finale per renderlo un po' più lucido, non troppo metallizzato, perché il colore secondo me è bellissimo. Allora, mi sembra che siano finiti i prodotti, fatemi sapere cosa ne pensate del look, cosa avete comprato ai vostri saldi, io vi ringrazio, se riuscite potete iscrivervi al canale che tanto è gratuito per non perdervi i contenuti, inoltre potete anche lasciare il like, il commentino, io vi rispondo sempre e vi dico sempre grazie e noi ci vediamo al prossimo video.